Da 19 anni contro il fenomeno del razzismo che inquina lo sport. Per iniziativa dell'UISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, dall'1 al 5 luglio prossimi tornano i mondiali antirazzisti per contrastare ogni forma di discriminazione. Prendono parte alla manifestazione oltre 200 squadre, 170 di calcio ed altre 60 tra basket, pallavolo e rugby, che hanno la peculiarità di essere composte da migranti, tifoserie ultra, ragazze e ragazzi di varie città italiane ed estere, tutti mescolati tra di loro. Squadre multietniche, per esaltare il messaggio dell'integrazione tra i popoli, si affrontano senza l'ausilio degli arbitri, affidandosi esclusivamente al proprio senso di sportività, onestà e correttezza, in partite non stop dalla mattina alla sera che si concludono solo quando vengono meno le forze. Tra i partecipanti anche il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi, con una propria rappresentativa. Il 3 luglio lo stesso Tommasi con il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, Renzo Ulivieri, darà vita all'incontro "Diamo un calcio a questo calcio".